I maestri Secondo e Raul Casadei si sono ispirati anche e hanno voluto dedicare tante canzoni, per esempio, alla Riviera Romagnola, cominciare da Rimini, Cattolica, Igea Marina, Bellaria, Cesenatico, Ravenna. Hanno dedicato le canzoni un po' a tutti. Poi c'è stato un periodo che si sono divertiti anche a dedicare un brano a tutti i cacciatori, e capita proprio il periodo giusto per dedicare questo brano, perché è momento di caccia. Ci sono sia i cacciatori, quelli giusti, come quelli un pochettino meno giusti, adesso senza fare allusione a nessuno, però naturalmente è stata una beffa, io dico, nel testo della canzone c'è un po' di spirito così, una presa in giro un po' per una certa cerchia, categoria di cacciatori, quelli che vanno a caccia, veramente a caccia, e quelli che fanno un altro tipo di caccia. Ecco. Allora, una canzone proprio di Secondo e Raul Casadei dal titolo Il Cacciatore. Studiato, eh? Sarebbe mica male come ripiamo, eh? Dov'è? Ecco, hai visto che l'ho preso? Cos'era? Era un merlo. Aspetta! Questo è il valzer del cacciatore che al mattino se ne va col fucile, con gli stivali, va girando per la città. Quando tutti l'hanno ammirato, può partire per la campagna. Il suo cane l'accompagna la felicità. Con la scusa di andare a caccia, il marito dove va? Adesso te lo dico io. Vogliamo saperlo? Con la scusa di andare a caccia, il marito dove va? Va cercando le minigonne oltre i muri della città. Ma la moglie è un po' sospettita, non si lascia impressionare, e per farsi consolare dall'amico si fa coccolare. Vamo cazzate. Conviene votare per l'abolizione della caccia, perché se la moglie ti fa uno scherzetto del genere non conviene. Andiamo a pesca. Scusa ad andare a caccia, e per farsi consolare dall'amico si fa controllare. Abbiamo i tre. Questo succede andare a caccia.